Sindaco, ma questi sindaci, qual è la risposta che possiamo dare? Ma io sono qui per sentire, quindi non per dare risposte. Però dal punto di vista politico è grave che i sindaci della Valle siano stati esclusi dal tavolo tecnico. Ma c'è un organismo che si è formato con delle procedure democratiche, non sono io non c'entro niente, sono un invitato. Però lei è un politico, anzi è un politico della zona, è anche abbastanza importante. Io ritengo che sia giusto, è stato fatto un tavolo istituzionale, non può comprendere tutti i sindaci, semplice. Quindi è molto semplice, io non è che non sono uno che se viene qui dice una cosa e ora ne dice un'altra. E soprattutto i sindaci chiedono che i loro rappresentanti se li scelgano loro, che non vengano imposti da altri. La scegliamo noi, vorremmo scegliere i nostri rappresentanti, invece ci sono stati imposti e sono stati imposti rappresentanti che non hanno nulla a che vedere con il progetto e le nostre problematiche. Ma gli 8 che siedono dentro sono della ProTav? No, li hanno scelti politicamente a favore, hanno scelto quelli che sono, alcuni che sono a favore, li hanno scelti. Il problema è che questi prescelti, alcuni di questi, sono dal punto di vista territoriale lontani 40-50 km da dove passa il progetto. Noi invece ce l'abbiamo in casa e siamo qui fuori a protestare. Lei è il sindaco di? Comune di Venaus. Del 2005, quello dei fatti del 2005. Il progetto non è stato modificato più di tanto, è stato variato, si sono spesi milioni di euro per modificare. Le problematiche vere non sono mai state risolte, non si dà risposta alle problematiche vere. Noi abbiamo dimostrato con i quaderni dell'osservatorio che la linea storica, con delle leggerissime migliorie, è sicuramente capace di dare risposta alle esigenze di trasporti per i prossimi 20, 50, 100 anni, sicuramente. Si ignorano i documenti del Ministero e si va avanti con un'opera che interessa probabilmente solo alla lobby del cemento e del tondino.